Il progetto è svolto tutto nella mia terra, io sono di Forlì, quindi diciamo che ho voluto esplorare i luoghi della mia infanzia, dal mare alle colline fino alla prima montagna, luoghi che diciamo sono sempre stati connotati dalla presenza di tante persone, dal rumore. Non a caso ho intitolato questo progetto Cose che non fanno rumore. Riflettendo proprio sulla dimensione dell'assenza, del vuoto, del silenzio, connaturato a questi paesaggi proprio in quei giorni proprio precedenti alla fine del lockdown e quindi anche dal punto di vista personale emotivamente molto, molto carichi. Per cui ho esplorato prima di tutto la Riviera Romagnola, Cesenatico, Cervia, luoghi che conoscono un po' tutti, fino ad arrivare alle foreste casentinesi e diciamo, ho accompagnato tutto il progetto da una sorta di piccolo diario del racconto di questo viaggio. Sono molto affezionata in particolar modo all'immagine della spiaggia libera di Cervia, perché è un'immagine in cui la sabbia è solcata dalle dune e non ho mai visto quella spiaggia in quel modo, nel senso che mesi e mesi di solitaria appartenenza alla natura hanno permesso di creare questo ambiente che diversamente sarebbe stato affollato e assolutamente diverso.